Buongiorno, dottore, come sta? C'è il signor Capobianca che l'aspetta. Gli ho detto di prendere un appuntamento, ma è stato talmente insistente. Dottore. Buongiorno. Mi scuso se la disturbo. Prego. E allora dica. È una questione un po' delicata. Non si preoccupi, parli pure. Sono stato convocato in procura per la prossima settimana. E allora? Volevo solo farmi consigliare da lei su come devo comportarmi. Cosa vuole che le dica? Si presenti e risponda alle domande. Ah, ecco, io vado, gli dico che... Gli dica quello che sa. Buongiorno. Arrivederci. Qual era quello che ci stava dietro, questo qui? Mi dà fastidio se fumo. Facciamo in fretta, ho da fare. Lei non la stima di me, pensa che sono un ruffiano, ma si sbaglia. Io sono orgoglioso di lavorare per voi. Voi mi avete dato da mangiare a me, ai miei figli, e ora anche ai miei nipoti. Sì, ho capito, ma andiamo avanti, su, per favore. È stato suo suocero che me l'ha chiesto, lui personalmente. Ufficialmente io ero stato assunto per la manutenzione dell'impianto elettrico e telefonico. E invece cosa faceva? Che cosa facevo? Controllavo la situazione, ascoltavo qualche telefonata, aprivo sta qualche scherzando. Cassetto. È illegale. Che è legale, dottore? A casa sua è lei il padrone, no? E se mi muovevo alla luce del sole sarebbe stato tutto inutile. Tanto valeva che davo veramente un'occhiata all'impianto elettrico. Cosa ha detto il magistrato? Ovviamente nulla di tutto questo. Però lui qualcosa sa, forse qualcuno ha parlato. Lui non è stupido, eh? Sa cosa mi ha detto? Che se si convince che io ho interesse a inquinare le prove... È probabile pure che io questo Natale non me lo passo a casa mia. In che senso? Io. Insomma, cosa vuole da me? Un piccolo aiuto. Non per me. Per la mia famiglia. Se loro sono tranquilli, questo fastidio me lo prendo tutto io. Forse sarà l'odore. Forse saranno le parole. Pietre senza verità, portate a riva dal temporale, o forse perché lontano dal mare non ci sono stati.